visto noi, grazie Edi. 3 secondi e 37 ora per costruire un tiro per la Grissenbon. La tiro cambierà su tutti i blocchi. Nessuno esce a prendere questo pallone, poi arriva il tiro, la palla recuperata da David Logan, finisce qui, altra impresa per la Dinamo. Dopo la Supercoppa e la Coppa Italia, Sassari conquista il titolo più importante, lo scudetto, il primo della sua storia, un trionfo assoluto, un triste che in passato era stato ottenuto soltanto da Siena e da Treviso. Da questa sera la Dinamo entra di diritto nel club delle squadre italiane, in grado di vincere tutto. Grande onore alla Grissenbon, una partita strepitosa, un'emozione incredibile. Vediamo la disperazione dei giocatori della Grissenbon. Una finale meravigliosa. La Grissenbon non si deve rammaricare di niente e la Dinamo corona un sogno incredibile ed una stagione strepitosa. Il pianto di Polonara, poi lo sguardo di Rimantas Kaukenas. Questa è una scena che può essere definita la copertina, la fotografia di questa finale, lo splendido rapporto tra queste due società, tra questi due allenatori. Però lo aveva detto Cinciarini. Guardate. Lo aveva detto Cinciarini alla vigilia di questa partita. Questo scudetto non si può dividere in due. Alla fine di questa partita c'è chi potrà festeggiare e chi sarà deluso, ed è questo quello che stiamo vedendo in questo momento. Chi ha l'opportunità di vedere in mano